Buonasera e benvenuti a TG Prima delle ore 21. Si è svolto l'incontro tra governo e regioni sul nuovo DPCM. Vi hanno preso parte il ministro per gli affari regionali Maria Stella Gelmini e della salute Roberto Speranza, oltre il titolare dell'istruzione Patrizio Bianchi. Scuole chiuse in zona rossa e facoltà nelle altre regioni di chiudere gli istituti se a livello locale si raggiungono 250 casi ogni 100.000 abitanti. Questa è la linea decisa nella cabina di regia a Palazzo Chigi in vista del nuovo DPCM Covid, a quanto si apprende da diverse fonti di governo. Questa soluzione recepisce in sostanza le indicazioni del CTS sulle scuole e porta alla chiusura anche delle elementari e delle medie, con il ritorno alla didattica a distanza nelle aree rosse e ad alto contagio. Gli esponenti del Comitato Tecnico Scientifico hanno illustrato alle regioni il parere del Comitato relativo alla situazione epidemiologica delle scuole. Il parere era stato chiesto espressamente dai presidenti nella riunione con il governo già la settimana scorsa e i ministri degli affari regionali Maria Stella Gelmini e dell'istruzione Patrizio Bianchi hanno portato la richiesta all'attenzione del governo nel corso della cabina di regia. Secondo i dati del Ministero della Salute, i contagi nelle ultime 24 ore sono 17.083, mentre i decessi 343. 335.983 i tamponi eseguiti, mentre il tasso di positività resta al 5%. Salgono però le terapie intensive a 38 e i ricoveri nei reparti Covid a 458. Sono 2.327 i pazienti in terapia intensiva per Covid-19 in Italia, in aumento dunque di 38 unità nel saldo quotidiano tra ingressi ed uscite, secondo i dati appunto del Ministero della Salute. Gli ingressi giornalieri sono stati ben 222, mentre i pazienti ricoverati nei reparti ordinari sono 19.570, in aumento di 458 unità rispetto a ieri. Secondo i dati diramati dall'unità di crisi, sono invece 2046 i positivi, di cui 420 i casi identificati da test antigenici rapidi, il numero di contagi nelle ultime 24 ore, di cui 1515 asintomatici e 111 sintomatici. I tamponi del giorno effettuati sono stati 15.260, di cui 2.625 test antigenici. I deceduti 36, di cui 7 deceduti nelle ultime 48 ore, e 29 deceduti in precedenza, ma registrati soltanto ieri, 678 invece i guariti. Per quanto riguarda il report posti letto su base regionale, i posti letto di terapia intensiva disponibili restano 656, gli occupati sono invece 133. Infine, i posti letto di degenza disponibili sono 3.160, di cui occupati 1.360. Il presidente Vincenzo De Luca è intervenuto durante gli Stati Generali del Turismo di Sorrento parlando degli investimenti effettuati dalla regione. Lo ascoltiamo. Abbiamo problemi grandi da affrontare. Devo dire che per quello che ci riguarda come Regione Campania abbiamo, nell'anno che è alle nostre spalle, affrontato intanto la primissima emergenza. Abbiamo investito risorse importanti, 30 milioni di euro, per dare un'integrazione al reddito ai lavoratori stagionali del turismo per 4 mesi, 23 milioni, un bonus alle imprese del comparto turistico, 1.000 euro di bonus agli accompagnatori, alle guide turistiche e così via. Abbiamo cercato di dare una mano a un settore che è stato duramente colpito. Oggi stiamo preparando, entrerà in vigore a breve, il codice unico delle strutture ricettive per contrastare i fenomeni di abusivismo che abbiamo nel comparto. Stiamo lavorando a mettere in piedi tutta una serie di eventi che ci consentano di attrarre turismo se ci saranno ovviamente le condizioni minime indispensabili. Ora, noi abbiamo conosciuto negli anni passati una crisi pesante sul piano nazionale. Abbiamo avuto nella nostra regione respiro, determinato in larga misura dalle situazioni di crisi nell'area medio orientale, per cui molti flussi turistici si sono orientati
sulla Campania, su Napoli, ne abbiamo beneficiato. Abbiamo avuto un beneficio anche da un evento importante che abbiamo voluto come Regione Campania, cioè le Universiadi. È stato anche questo un evento che ci ha aiutato a rilanciare la nostra immagine e a superare tanti stereotipi che riguardano il Sud, riguardano in modo particolare la nostra regione. Oggi abbiamo le emergenze principali che sono davanti a noi, quella sanitaria e quella che riguarda la necessità di un rilancio di investimenti. In un bar su tre all'interno degli ospedali italiani sono state riscontrate irregolarità. È quanto hanno accertato i carabinieri del NAS in una serie di ispezioni nelle strutture sia pubbliche che private per verificare la sicurezza di cibi e bevande in vendita, oltre il rispetto delle normative anti-Covid. I controlli hanno riguardato 382 tra bar e servizi di ristoro e in 132 casi sono state individuate delle irregolarità. 10 persone sono state denunciate per detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione, oltre alla violazione della sicurezza dei luoghi di lavoro. 128 invece le sanzioni amministrative per complessivi 125.000 euro. È morto a 59 anni Claudio Coccoluto, uno dei più importanti DJ d'Europa, conosciuto a livello mondiale. Protagonista in console da oltre 40 anni, l'artista era originario di Gaeta, in provincia di Latina. L'uomo si è spento alle 4.30 di questa mattina nella sua casa di Cassino, accanto alla moglie Paola e ai figli Gianmaria e Gaia. Da un anno combatteva contro una grave malattia. Proprio nella giornata di ieri il comune di Cassino aveva annunciato la realizzazione di un murale dedicato all'artista scomparso. Tra i primi a volergli rendere omaggio il socio Giancarlo Battafarano, in arte Giancarlino, in quanto insieme avevano fondato il Goa, 25 anni di storia a Roma, l'unico club in Italia a finire nelle classifiche dei migliori al mondo, dicendo: «Se ne va il maestro più grande e l'amico di sempre. Ha dato cultura alla musica nei club, sia come DJ che artista fuori dal coro. Sempre pronto a metterci la faccia con i media, sia per gli aspetti gioiosi, sia per i problemi del nostro settore. Con lui se ne va una parte di me». A Somma Vesuviana il tasso di positività ha superato il 23% ed in data odierna si è proceduto alle operazioni di sanificazione degli uffici comunali. Il sindaco locale, Salvatore Di Somma, si è detto molto preoccupato dell'andamento della curva del contagio sul territorio. Lo ascoltiamo. Ho sanificato gli uffici del comune, sia qui in piazza che a San Giovanni de Mata. Per questo motivo saranno chiusi tutta la giornata ed è vietato l'accesso all'interno del comune. Inoltre vorrei ricordare che sono ormai 3-4 giorni che la curva dei contagi sta salendo vertiginosamente e purtroppo, ahimè, ai noi stamattina la curva è arrivata al 23%. Questo significa che il virus sta correndo vertiginosamente e ci saranno sicuramente dei problemi. Invito la popolazione a rimanere a casa e a non fare più assembramento. Corriamo il rischio di farci Pasqua sicuramente chiusi in casa senza avere la possibilità nemmeno di mettere la testa fuori. Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, nella sua consueta conferenza stampa del lunedì, si è espresso sulla campagna vaccinale del territorio. Ascoltiamo le sue dichiarazioni. Siamo riusciti a raggiungere un risultato straordinario. Abbiamo raggiunto, credo, circa quota 2.000 in 6 giorni di vaccinazioni. Viaggiamo alla media di circa 330 vaccini al giorno. Un dato che è il frutto del grande impegno che hanno profuso tutti gli operatori dell'ASL, che ringrazio, assieme a tutti i volontari, i nostri operatori della CS, oltre che alla macchina comunale. Però vi dico che il grandissimo merito di questo importantissimo lavoro che stiamo portando a termine va dato ai nostri giovani over 80, che in maniera molto composta e rispettosa anche del turno si mettono in fila. Devo dire, stiamo anche rispettando in pratica appieno
tutti i tempi, è una macchina organizzativa che funziona, direi, in maniera egregia, in pratica pochissime lamente, invece tante soddisfazioni. Io voglio prendere proprio esempio da questa nostra esperienza. Noi spesso un po' ci piangiamo addosso, c'è la tendenza a dire che le cose non vanno, che altrove si fa sempre meglio, che in altre realtà ci sono degli esempi da seguire. La cosa invece che mi ha reso più orgoglioso in queste giornate, in queste prime sei giornate di vaccinazioni, è stata la consapevolezza di tutti quelli che hanno frequentato la tendostruttura del Campo Goni, che stavolta siamo noi a rappresentare un modello. Arriva con un po' di ritardo rispetto al consueto orario delle 14 il bollettino dei contagi Covid dell'ASL di Caserta di Terra di Lavoro. Nelle ultime 24 ore i positivi sono 223, con 5 deceduti e 58 guariti. Il tasso di incidenza a fronte di 2.053 tamponi processati è del 10,86%. Nel tasso complessivo c'è un aumento di 160 attuali positivi. Caserta si avvicina verso i 400 positivi, con 391 casi attivi certificati, seguita da Maddaloni con 294 e da Santa Maria Capua Vetere con 190. La notizia era nell'aria e l'ASL di Caserta si è espressa. Ben 26 comuni nel casertano sono stati indicati a rischio zona rossa dopo l'incredibile aumento dei contagi negli ultimi giorni e l'allert ovviamente dell'unità di crisi. A discrezione dei sindaci si potrà aumentare le restrizioni per contenere il contagio in attesa delle decisioni definitive ad opera del presidente De Luca, previste per la settimana in corso. Non tutti i primi cittadini però sono concordi nell'aumentare le chiusure dei comuni e continuano a colloquiare con l'ASL di Caserta. Tra questi il sindaco di Castelmorrone che ha rassicurato i cittadini. Carissimi, vi prego di prestare massima attenzione alla presente comunicazione. Ho avuto pochissimi minuti fa contatti con la direzione ASL, la quale, in ragione del numero dei casi contagi oggi presenti sul nostro territorio, così come in tanti altri comuni a noi limitrofi, impone, anche in ragione delle ultime disposizioni di legge, la classificazione del nostro comune tra quelli in zona rossa. Sono ancora fuori e sto facendo rientro in comune, dove, raccolte maggiori informazioni, mi preoccuperò tempestivamente di disporre, come sopra indicato, la mia ordinanza motivata. Siate fiduciosi, mi raccomando, ne usciremo. È stato inaugurato questa mattina presso la caserma Ferrari Orsi, sede della Brigata Bersaglieri Garibaldi di Caserta, il centro per le vaccinazioni anti-Covid, il più grande di tutta la Campania. Ben 26 postazioni di vaccinazione che potranno arrivare a 30 per somministrare fino a 3.000 vaccini al giorno, grazie alla sinergia tra Ministero della Difesa, Brigata Bersaglieri Garibaldi, Regione Campania, ASL Caserta e Comune di Caserta. Presenti all'inaugurazione dell'Hub il direttore generale dell'ASL Ferdinando Russo, il sindaco di Caserta Carlo Marino, il prefetto Raffaele Ruberto ed il generale di brigata Massimiliano IV, comandante della brigata Garibaldi. È stato proprio IV, in apertura della cerimonia, a sottolineare come il presidio vaccinale sia nato dalla collaborazione tra la difesa e l'ASL di Caserta. La sinergia è sintetizzata nello slogan «Uniti si vince». Gli fa eco anche il sindaco Carlo Marino. Lo ascoltiamo. Beh, oggi è una giornata importante, straordinaria. Uniti si vince perché si costruisce un modello importante non solo per la città di Caserta, ma per l'intera comunità provinciale e regionale. Abbiamo un importante centro di vaccinazione per la regione Campania. A Caserta nasce il più grande centro vaccinale della regione Campania, che diventerà un punto di diritto alla salute e di possibilità di salvare più vite umane. Riusciremo a un potenziale enorme fino ad arrivare a 3.000 vaccinazioni al giorno. Devono arrivare
solo i vaccini, ma l'organizzazione c'è, grazie alla Brigata Garibaldi, grazie all'ASL di Caserta e grazie alle istituzioni che hanno lavorato insieme. È un luogo dove i cittadini potranno, nel rispetto della loro vita e della loro salute, vaccinarsi, creare le condizioni per riprendere la normalità. Noi dobbiamo rinascere e per rinascere ci vuole il vaccino. Qui abbiamo realizzato il più grande centro vaccinale della Campania, qui da Caserta parte il diritto alla salute. Diventa un elemento importante perché la città di Caserta, il comune di Caserta, insieme all'ASL, la prefettura, le istituzioni locali e la Brigata Garibaldi, che ringrazio profondamente, costruiscono un'occasione, una possibilità, una speranza e una voglia di rinascere. Concludiamo con il calcio. Dopo la vittoria nel derby contro il Benevento, il Napoli scenderà in campo domani pomeriggio contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Mister De Zerbi schiera il solito 4-2-3-1 contro il Napoli. Consigli confermatissimo tra i pali. Marlon e Gianmarco Ferrari, centrali decisivi. Sulle fasce Muldur e Rogerio, la diga di centrocampo sarà composta da Obiang, in vantaggio su Magnanelli e Locatelli, a supporto dell'unica punta Caputo. Agiranno Berardi, Lopez, favorito su Traoré e De Frel, e Juricic. Out Boga. Mister Rino Gattuso sembra orientato a schierarsi a specchio contro il Sassuolo. Tra i pali può ritornare Ospina. Centrali difensivi Rachmani e Maximovic, mentre Koulibaly è squalificato. Sulle fasce Di Lorenzo e Mario Rui. In mezzo al campo ci saranno Fabian Ruiz e Bakayoko, in vantaggio su Demme. Dietro a Mertens agiranno Politano, Zielinski e Insigne. Questa era la nostra ultima notizia, vi lascio la prima serata con Alessia Bartiromo e Francesco Vassura. Grazie e buona serata.